Oggi vi faccio vedere come lavorare questo punto ai ferri che ho utilizzato per lo scaldacollo da uomo che vi mostro in questo momento. È una specie di trecciolina, ha dei trafori che vedete qui di fianco al punto intrecciato quasi a zigzag. È molto semplice e l'ho lavorato con il filato Scozia di Adriafil, un misto lana e viscosa che è veramente fantastico. Poi in queste tonalità, effetto tweed, unito a tanti piccoli puntini colorati, io l'ho trovato proprio adatto a lavorare questo collo da uomo. Passiamo alla lavorazione del punto. Il primo ferro viene lavorato in questo modo. Due diritti, un rovescio, un gettato. Poi dobbiamo lavorare le due maglie seguenti in questo modo. Le passiamo dal ferro di sinistra a quello di destra, prendendole come se dovessimo lavorare una maglia al dritto, ma facendole scivolare solamente, quindi 1 e 2. Eccole qua. A questo punto, con il ferro di destra, scusate, con il ferro di sinistra, infiliamo in questo modo tutte e due le maglie contemporaneamente e lavoriamo al dritto. Questa lavorazione, questo tipo di punto, poi vedrete magari andando avanti, fornirà un'inclinazione verso sinistra alla maglia. Ora di nuovo un rovescio. Due diritti. Di nuovo ripetiamo il punto, un rovescio, un gettato, passiamo le due maglie come se le dovessimo lavorare al dritto, infiliamo il ferro di sinistra prendendo tutte e due le maglie sul davanti e lavoriamo al dritto insieme. Di nuovo un rovescio. E le ultime due maglie al dritto. Una e due. Ok, questo è il primo ferro. Ora voltiamo e lavoriamo le maglie come si presentano, ossia il rovescio al rovescio, il dritto al dritto, poi al rovescio anche il gettato che abbiamo fatto sul ferro precedente. Quindi in pratica abbiamo due rovesci e un dritto alternati fino alla fine. Iniziamo. Due rovesci e un diritto. Due rovesci. Vedete, questo è il rovescio lavorato prima e lo stesso lavoriamo al rovescio la maglia gettata. Un diritto. Due rovesci. Un diritto. Due rovesci, un diritto, terminiamo con due rovesci. Bene, ora ritorniamo di nuovo sul davanti del lavoro con il terzo giro. In questo caso dobbiamo fare in modo che il punto che prima
inclinava verso sinistra, adesso inclini verso destra. Allora, facciamo due dritti. Una maglia a rovescio. Ora i due dritti, per inclinarli verso destra, vanno presi insieme, quindi si lavorano semplicemente a dritto insieme. Ecco qua. Quindi un gettato e un rovescio. Questa è la sezione da ripetere. Due maglie a dritto, un rovescio, due maglie insieme a dritto, un gettato, un rovescio, due maglie dritte, uno e due. Ecco qua. Ora, durante i primi giri, questo effetto zigzag non si noterà tantissimo. Lo vedrete meglio poi, man mano che il lavoro andrà avanti. Ora, per terminare la ripetizione di questo punto, lavoriamo il retro come abbiamo fatto prima, quindi rovescio sul rovescio e dritto su dritto, due rovesci e un diritto fino alla fine. Ecco qua.